Ehi la ciurma! Io sono Mazzia Tess e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Mindtest Ita! Andiamo a dormire. Allora, come potete vedere sono ancora nel vecchio mondo, ma sono sempre più propenso col ricominciare da capo, nuovo mondo, nuova vita, anche perché questo mondo qua ha ormai praticamente 2 anni e mezzo. È praticamente vecchio. No, è vecchio quanto il canale, perché il primo video caricato era di questo mondo qua. E quindi sono passati tantissimi giorni. E sono passate anche tante versioni di Mindtest e tante cose nuove e vorrei proprio cambiare. Come scrivevo nei commenti parlando con Mr. Bozzetto, vorrei eliminare la More Trees, vorrei avere degli alberi nuovi, vorrei avere dei biomi nuovi. E sì, vorrei proprio cambiare un po'. Questo vuol dire che lascerò incompleto il villaggio, lascerò incompleta la nave. Se ricomincio, ricomincio da zero. Non faccio la storia di ricrea tutto in creative, perché sarebbe uno sbatti unico di tempo, e due, la posizione non sarebbe uguale, perché la generazione del mondo sarebbe completamente diversa, essendoci un map gen diverso con dei biomi diversi, quindi non ritroverei lo spazio così. E riadattarlo in modo diverso in creative mi sembra senza gran senso, anche se in questo mondo lascio tanti ricordi. E cosa volevo dire? Ah, si parlava con Mr. Bozzetto anche dell'oggetto impugnato che si vede in terza persona, ma a me non succede. Non so per quale strana ragione, ma a lui succede, a lui si vede, ma a me no. Cioè, posso impugnare quello che voglio, ma non si vede proprio. E quindi, boh, GG, non so cosa dire. I nostri lavori, quindi, boh, non lo so. Io sono più propenso a cambiare, ma naturalmente se qualcuno si esprimesse in senso contrario, prenderei in considerazione anche quello che mi dice quest'altra ipotetica persona. Boh, anche perché tutto quello che sto per fare qua potrei rifarlo tra qualche decina di episodi nel mondo nuovo. E comunque non è che cambierei poi il mondo di nuovo la nuova versione. Adesso mi sembra di aver fatto abbastanza tutto e quindi, nel senso, materiali non un sacco, la tecnica ho fatto praticamente tutto. Non tutto perché non ho fatto il generatore nucleare, ma quello, come ho detto sempre, non lo farò perché non mi piace nella realtà come non mi piace nei giochi e quindi non lo farò. E poi ci va tantissimo tempo, ci va tantissimo tempo. Una roba davvero infinita. Visto che molto probabilmente abbandonerò questo mondo, vorrei fare un piccolo giretto qui, in questo mondo, per riportare alla memoria vecchi episodi passati. Questa casa sull'albero è di tantissimi episodi fa. È di tantissimi episodi fa, davvero. Potrei fare effettivamente mettere in descrizione, no, o sotto in sovraimpressione, gli episodi in cui sono state fatte le varie cose. Questa casa sull'albero è parecchio vecchiotta. Non una delle prime cose, perché i primi episodi sono stati per trovare questo posto qua. Sono serviti per trovare questo posto qua, perché ero spawnato praticamente dove c'è la barca, dove ho fatto la barchetta quella più piccola. E infatti, se non sbaglio, là ci sono ancora le mie prime coltivazioni. Poi sono arrivato qua, ho creato questo tipo di capannone, questo garage qua bruttissimo, e ho iniziato a scavare qua sotto la collinetta per scendere giù sotto in miniera, raccolto i minerali. Quanto tempo fa? Avevo delle ceste in legno all'epoca. Qua avevo fatto un piccolo orticello che poi ho espanso, ho tolto della roba qua ed è arrivato fino a questo punto. Avevo ancora l'altra mod, e qua c'erano tanti di questi alberi qua, tantissimi, di queste betulle, non so se sono delle betulle, sì, dovrebbero essere delle betulle, ma mi sembrano molto alte per essere delle betulle. Poi ho fatto questa cucina mai utilizzata, tra l'altro il cui design era stato pensato insieme alla mia attuale ex, a cui l'avevo fatto vedere per chiedere dei pareri, e boh, non siamo neanche più insieme. Qua avevo messo la lava, ci ho messo degli anni per arrivare giù. Poi qua, questo è stato fatto uno degli ultimissimi episodi. Beh, adesso non ultimissimi perché è passato comunque parecchio tempo. Sono passati almeno 6 mesi, se non di più.
tutto questo lavoro qua con le Jordax Lamp era quando aveva commentato parecchio un tale UU, che non so se mi segue ancora, non ha più commentato nulla, però era stato anche grazie alla sua idea che avevo poi pensato di fare questa farm automatica bellissima, cioè che credo sia una delle cose della tecnica più belle che io abbia mai fatto. Davvero bella, con farm automatica di cotone e di grano, con gli autocrafter, qua la fornace alimentata da un sacco di geothermal generator là sotto, qua ho fatto la fonte infinita, là sopra ci sono le ceste appunto per raccogliere il materiale. Qua chiudiamo la piccola piantagione di bacche, di cui tra l'altro mi manca sempre un tipo, non mi ricordo più quale, ma sono 5. E qua ne ho trovate sempre solo 4. Qua tutta la zona dei fiorellini arancioni. Questa bellissima sequoia. E quello che mi mancherà della More Trees sono questi alberi enormi. Questi alberi così enormi su cui fare sempre la casetta. Sì, a toglierla questo mi mancherà. Questo laghetto è anche abbastanza vecchio. L'ho fatto uno dei primi episodi, credo. Credo entro la decina. Beh, tanto se tutto va bene lo segnalerò là. Questo invece è stato successivo, ma precedente allo spostamento della farm sotto, è stata la farm appunto di canne e di cactus, che ha sempre funzionato in modo eccelso, tranne quando si erano buggati per la questione dei sorting pipe qua, che sparavano via quello che era il raccolto, e strautile. È stata forse la prima automazione che ho fatto qua. Qua c'è il nostro bellissimo Quarry che mi ha richiesto un sacco di lavoro e che però un sacco di materiali ci ha dato. Non l'abbiamo sfruttato al massimo perché il mondo è finito, cioè finirà a breve. E qua, cioè qua per configurare sta roba ci ho messo delle ere geologiche proprio, delle ere geologiche. E questi stupidi bug che continuano ad arrivarmi. In chat, tutte le volte che ho dovuto sbucare quello, quando era caduto giù l'acqua che non scavava più, i chunk loader che fanno casini, la casetta del deserto, questa è recentissima. È recentissima, è una delle ultime cose che ho fatto. E tra l'altro proprio bellina. Non l'ho praticamente mai usata, forse ci ho dormito solo una volta. Ah, e un'altra cosa. Il materiale che ho scavato là sopra, su in cima, vedete che c'è tutta la scalinata per arrivare su, è quello che poi ho utilizzato per fare la casetta, la cucina. All'epoca avevo usato la Desert Stone per la cucina. Là sotto avevo fatto le mie prime prove con il mining drill MK2, MK3 e forse anche l'MK1. Questa anche molto recente, la farm automatica di alberi, tutti i casini che avevo fatto con il Mesecon che non riusciva a funzionare, la modifica della mod per cui avevo creato. Adesso c'è ancora? Ah, Cribbio! Ho sbagliato ad aprire, ho aperto il mondo quello vecchio. Vabbè, un giro va bene anche qua. Tanto alla fin fine la scorsa volta non abbiamo fatto chissà che cosa. Ho aperto il mondo sbagliato, cioè nel senso ho aperto il mondo di 2 episodi fa, ma vabbè. Qua il deposito di tutta la stone, con la stone che arrivava, il monumento della stone. È crashato. Ehi la Ciurmari, eccoci qui. Ora siamo effettivamente nella versione giusta. Nella 0.4.13 possiamo vedere quella storia degli oggetti impugnati? No, non me lo fa vedere. Non so perché, ma non me lo fa vedere. No idea. Eravamo rimasti qua è crashato, quando siamo scesi giù sotto. Qua invece, anche molti episodi fa, avevo fatto la zona di deposito della dirt. Tanto, tanto tempo fa. La statua dell'Hater, bruttissima, ma non sono mai stato bravo con le statue. Ciao, Hater. La zona di smistamento dei minerali. Ci ho messo anche parecchio tempo per questa, per configurare tutto, creare tutte le varie zone. Ah, ne avevo tolto uno perché mi serviva da un'altra parte, credo.
tutti i teleport tube che non avevo abbastanza mese per fare, e quando qua sotto era ancora tutto campato per aria con una gold chest che raccoglieva tutto. Ah, qua ha aggiornato la texture, molto più bello così. Sì, grande Vanessa, grande. Sì, così è carino. Quello là è comunque ancora il più carino. Ma prima il quadrato era bruttissimo. Il quadrato era proprio bruttissimo. E qua no, ragazzi, quelli che mi seguono da più tempo di sicuro sapranno il gioco degli iscritti. Questo qua era... come si chiama? Era un tifoso del Napoli, me lo ricordo, perché era qualcosa a Napoli. Fer di Napoli, ecco. Ferdinando. Ferdinando, che mi ha seguito per parecchio tempo all'inizio, ma poi è sparito. Sam e Alessandro, se non sbaglio. Aveva vinto Alessandro, se non sbaglio, Xander 9000 Able. Cioè, era rimasto là per primo, ecco. Poi non ho più continuato perché rispondeva solo più lui. Sam o Ale, non ricordo più chi fosse dei due. È passato tanto tempo. Il sottopasso molto recente. Di là credo che non ci sia più altra roba. Allora andiamo verso la zona. Verso la zona della. Sì, sto usando la E per andare più veloce perché sennò qua ci mettiamo tantissimo tempo. La zona della barca. Ecco, io ero spawnato qua. Ero spawnato qua e mi ero messo a scavare tutta questa... arare tutta questa zona qua di dirt per ottenere dei semi. Perché all'epoca i semi si ottenevano, perché avevo la mod dell'agricoltura, si ottenevano arando la terra, arando il suolo c'erano possibilità di ottenere dei semi. E in effetti avevo ottenuto dei semi di cotone che avevo messo qua. E poi cambiando appunto, togliendo la mod, adesso sono tutti degli unknown node. E questo proprio per farmi il letto. Per farmi il letto all'inizio, proprio il primo o secondo episodio. E mi ricordo che era notte, se non sbaglio. Qua la bellissima barca. Anche questa ci avevo lavorato sopra con la mia ex. A questo modello. Mi sono buggato, eh. Sì. Mi sono proprio buggato e mi spiace. Ah, Cribbio. No, non è una bella cosa. Credo sia un bug del letto. Cioè, se ci passi sopra... vabbè, adesso l'ho messo anche sbagliato. Boh, ho messo sbagliato anche il coso là, ma... Tampi, non è un'ottima cosa in effetti. Ah, adesso li ho messi tutti e due store. Vabbè, chi se ne frega. Se questo mondo sarà da buttare, avrà una nave con delle assi messe sbagliate. Mi sento molto nostalgico ora come ora. Ho passato tantissimo tempo su questo mondo. Forse dovrei chiuderla e boom. Ma... è un po' tutta la storia del canale. E qua il progetto della barca. Che ho svuotato dalla dirt e balle varie. No, dalla dirt, della gravel e sabbia che ci avevo messo. Sarebbe venuta molto bella. Poi la rifaremo. Ah, una cosa che di cui mi stavo dimenticando assolutamente, che non si può dimenticare invece, perché è una cosa importantissima, un momento che cadevo giù nell'acqua. Una cosa che non si può assolutamente dimenticare, per cui avevo anche un teleport se non sbaglio. Vabbè, a parte il piano di sotto. Ah, e queste tettoie dell'orto. Che ho fatto anche là tantissimi episodi fa, tantissimi episodi fa. Grazie. E qua di sotto appunto la miniera, per cui ci volevano delle ore a scendere giù.
Il piano inferiore destinato ai teletrasporti. E qua perché c'è un... E boh, è bugato. Deep e... Sì. Beh, questo non è tanto interessante, nel senso che semplicemente dove scavavo. Questa era la mia miniera. Dove ho trovato la maggior parte dei minerali che sono là. Qua ero poi sceso in giù. E per creare quello che adesso andremo a vedere. Che è qua. Quanto tempo è passato anche qua? Quanto tempo? Qua tutti i geotermal generator che mi servivano per cuocere la cobblestone. E come potete vedere qua, tutte le abitazioni dei primi iscritti. Mai messo i letti. Dovevo mettere un letto e una cesta per ognuno di quei posti, ma non l'ho mai fatto. Le ho semplicemente create, illuminate e boh, sono rimaste così parzialmente sfitte, diciamo. E quanto tempo? Ah, qua c'era scritto quanti 65 iscritti, figuratevi. L'ho fatto quando avevo 65 iscritti questo. 65. Cioè, se dovessi farne una a testa, dovrei aggiungere ancora 110 posti circa. Visto che siamo a 171 attualmente, tra l'altro di quello vi ringrazio perché davvero è bellissimo vedere qualcuno che condivide i propri stessi interessi. Qua, chi non l'ha visto quando è stato creato, di sicuro dirà: ah, ma fa un po' contrasto là, perché non l'hai messo anche là dietro il vetro? Perché all'epoca non avevo la texture continua del vetro, non c'era neanche la possibilità di avere la texture continua del vetro. E quindi, essendo tutti separati, non si notava che là mancasse un blocco di vetro. Però poi unendoli è successa questa storia. E non ho tutta voglia di far inondare tutto d'acqua per sistemare quello. E boh. Mi sembra che sia stato detto tutto. Mi spiace. Sembra assurdo, eh. Cioè, è un stupido gioco. Cioè, è un gioco niente di più. È proprio. È solo un gioco. Ma adesso si vedono le barche. Pff, stupide barche. È uno stupido gioco. Ma è stato tanto. È stato tanto per me, è stato tanto per il canale, è stato tanto anche per voi, credo. Forse non dovrei lasciarlo. Ma no. È inutile rimembrare sul passato. I capitoli vanno chiusi ogni tanto. E quindi, dal posto in cui sono spawnato, chiudiamo qui la prima stagione di Mai Intestita. Vi invito a lasciare un mi piace per questo episodio, ma per tutti gli episodi di Mai Intestita in cui abbiamo costruito, creato, commentato, esplorato insieme e con cui siamo cresciuti tutti. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata.